Amici viaggiatori, bentrovati in un appuntamento con Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Oggi è Vicenza città protagonista in questa puntata. Tutto questo e molto altro tra pochissimi istanti, subito dopo la sigla. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Iniziamo quest'oggi il nostro viaggio proprio dal centro di Vicenza. Alle mie spalle vedete uno yacht, lo yacht della provincia. Io in questi anni ho parlato molto spesso appunto degli uffici informazioni del Consorzio Turistico Vicenza e quindi della provincia di Vicenza. Abitualmente noi parliamo molto spesso, chiediamo ai vari sindaci, agli assessori, perché un nostro telespettatore deve scegliere una determinata località per trascorrere qualche giorno, qualche una gita fuori porta. E mi sembrava il caso, visto che da tanto tempo che parlo di voi, che appunto curate l'accoglienza nelle varie città, nei vari luoghi, di iniziare proprio con te, Martina. Martina Fassa appunto è una delle tante persone che lavorano negli yacht della provincia. Perché una persona deve scegliere appunto Vicenza nello specifico, ma un po' tutta la provincia, visto che con te vogliamo rappresentare un po' tutta la provincia di Vicenza, per una gita fuori porto oppure proprio per un soggiorno di vacanza? Vicenza e comunque tutta la provincia di Vicenza offrono un'offerta a 360 gradi, quindi passiamo dalla montagna con l'altopiano di Asiago o le piccole Dolomiti alla città, quindi un'offerta culturale. Quest'anno poi a Vicenza ci saranno anche dei grandi eventi. Ad ottobre è prevista la grande mostra che riaprirà in Basilica dopo 5 anni di restauro, quindi i musei del centro storico e non solo. Vicenza è famosa, comincia a essere conosciuta sempre di più anche per l'offerta enogastronomica, come ad esempio le DEC, le denominazioni comunali. Quindi chi arriva qui ha la possibilità di avere una vacanza, diciamo, completa, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista enogastronomico. Torniamo alla vostra funzione, gli yacht della provincia di Vicenza sono aperti 365 giorni all'anno appunto per dare l'accoglienza a tutti i turisti, a tutte le persone che scelgono queste località per trascorrere qualche giorno di vacanza. Certo, sì, noi siamo aperti tutti i giorni dell'anno e 8 ore al giorno, quindi questo ufficio si trova di fianco al Teatro Olimpico in pieno centro storico e comunque anche quando l'ufficio rimane chiuso abbiamo un touchscreen consultabile anche alla sera, appunto perché arriva di qui alla sera, e con tutte le informazioni del caso, quindi con le informazioni riguardo gli orari di apertura dei musei piuttosto che gli eventi in corso, insomma, quindi è giusto qui di fianco, si può consultare a qualsiasi ora. In questo momento ci troviamo all'interno di quello che è uno dei gioielli di Vicenza, il Teatro Olimpico. Ho il piacere di ritrovare a distanza di qualche stagione, di qualche anno, Maria Elisa Vagnina, direttore Musei Civici di Vicenza, per parlare di un'iniziativa molto particolare e molto suggestiva, Suoni e Luci. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta, dottoressa?
Abbiamo voluto fare questa prova, cioè rileggere il Teatro Olimpico, che è questo classico che io non toccherei mai per la verità con l'aggiunta di niente, ma per cercare di proporlo in una veste accattivante e anche comunque didattica a dei pubblici diversi. Già avevamo realizzato in passato un Suoni e Luci molto, molto tradizionale, classico, legato alle musiche inaugurali dello spettacolo del 1585. Ora abbiamo voluto applicare questa tecnica molto usata, questi accorgimenti già molto usati anche all'estero, non è una scoperta nostra, per raggiungere anche dei pubblici diversi, forse gli adolescenti, i giovani e anche i bambini in età scolare. E quindi abbiamo confezionato, ed è stato Claudio Cervelli che ha lavorato per la parte delle luci e tutto lo staff nostro interno, devo dire, dei nostri custodi, soprattutto Emilio Giorio, agli arrangiamenti musicali. Abbiamo scelto dei brani che credevamo a loro modo classici in un posto tanto classico. Un'antologia, abbiamo scelto dall'antologia dei Pink Floyd, questa rock britannica, così, che è diventata veramente un classico ormai per tutte per tante generazioni, tra cui anche la mia. E poi abbiamo scelto invece per i bambini, dicevo, più piccoli, dalla famosa film Fantasia, abbiamo scelto La danza delle ore, abbiamo estrapolato quello che anche Fantasia usa, La danza delle ore di Amilcare Ponchielli e L'apprendista stregone di Paul Dukas. E su questi ritmi abbiamo confezionato uno spettacolo che credo possa essere anche di giovamento per accostarsi, per capire meglio la struttura del teatro. La luce, che è un elemento fortunatamente immateriale, noi non facciamo nulla, non lo tocchiamo questo teatro, lo illuminiamo soltanto, è il più immateriale degli, ma è il più, forse uno dei più suggestivi modi di intervento. Quindi pennellate di luce sulle colonne, sui capitelli, sulle statue, e servono anche a chi guarda a meglio capire, a meglio entrare, a meglio vedere, a meglio entrare nell'atmosfera di questo luogo magico. Parlavamo luci, suggestioni, forse un modo differente di vivere il Teatro Olimpico. Assolutamente sì, il Teatro Olimpico è ricordato nel mondo come un elemento della classicità assoluta, in questo modo riusciamo a renderlo un po' più contemporaneo e sicuramente più fruibile da un pubblico che il teatro per fortuna ha, che è quello dei giovani. Qua siamo pieni di scolaresche che girano e abbiamo pensato assieme alla direzione musei di creare qualcosa che potesse essere mirato un po' di più al mercato, scusate il termine, ma è quello che si usa dire, giovanile. In questo caso le scelte sono state due, su due tipologie completamente diverse. La sfida per quanto riguarda noi è stata quella di utilizzare le stesse dotazioni del teatro in tre modi completamente diversi, in un modo molto classico, tradizionale, rigoroso del teatro, che racconta molto di più quello che effettivamente è l'architettura del teatro, e in altri due modi, che Pink Floyd e il film Fantasia, che sono molto più di immersione, di emozione fondamentalmente, c'è meno descrizione, ma il teatro viene proprio avvolto completamente da queste atmosfere, e devo dire che i risultati per noi sono importanti. Anche prima, durante l'ultima esibizione, scocca l'applauso spontaneo, e questo oggettivamente ci dà molto piacere. Avvolto e coinvolto, due aggettivi che ha tenuto a sottolineare anche lei, dottoressa, per un teatro che comunque è sempre molto vivo per le tante manifestazioni che ospita comunque ancora tutt'oggi. Sicuramente anche per l'abbraccio che consente tra pubblico e attore, insomma è veramente coinvolgente come spazio. Sì, è il nostro gioiello come riferimento per il turismo culturale e per gli studiosi, ma è anche, appunto, come diceva lei, un luogo di teatro. Sono cominciate già di musica e di teatro, e sono già cominciate con la metà di aprile le prime manifestazioni musicali, e continueranno fino alle soglie dell'estate, poi riprenderà nell'autunno, a settembre, la stagione degli spettacoli classici, e quindi ecco, sarà di nuovo pieno, questa volta gremito di spettatori, così come è gremito di giorno, soprattutto in questi mesi, di visitatori. Quindi possiamo dire, a chiusura di questa nostra chiacchierata, un esperimento che sta riuscendo?
Beh, direi di sì. Mi dicono poi le persone che sono quotidianamente qui, tutte le ore, i custodi, il personale anche del bookshop, che è effettivamente un'iniziativa che incontra molto. Per questo abbiamo voluto offrirla ai nostri visitatori all'interno del solito biglietto, il costo è rimasto inalterato, a scadenze di ore, le 9:30, le 10:30, le 11:30, lasciando però degli spazi anche per chi il teatro lo vuole vedere e godere così com'è, che è anche già così stupendo. Continua la scoperta di Vicenza e dei gioielli che offre questa città. Siamo all'interno del Museo Naturalistico e Archeologico, appunto proprio nel pieno centro storico, e ho vicino a me il dottor Antonio Dallago, che è il conservatore di questo museo. Innanzitutto spiegami ai nostri telespettatori di cosa si tratta. Sì, qui ci troviamo nei chiostri del complesso di Santa Corona, dove è allestito il Museo di Vicenza, Naturalistico e Archeologico di Vicenza dal 1991, dove sono conservate collezioni naturalistiche e archeologiche. Per quanto riguarda il materiale naturalistico, abbiamo fatto riferimento esclusivamente all'ambito dei Colli Iberici, mentre per la sezione archeologica conserviamo materiali provenienti da tutto il territorio del Vicentino, ma in particolare per l'archeologia abbiamo soprattutto materiali che provengono dai Colli Iberici, Valli di Fimò in particolare, e dal centro storico di Vicenza, il materiale che illustra il teatro romano di Berga. Allora, fra pochi istanti, fra pochi minuti inizieremo proprio la scoperta di questo museo, però dicevamo un'ubicazione un po' particolare e piena di storia. Sì, perché siamo in uno dei due chiostri che affiancano la chiesa di Santa Corona, e ancora vediamo chiostri incompleti che stanno per essere, speriamo, restaurati e dati completamente in uso al museo, per poter ampliare anche le nostre esposizioni, in quanto abbiamo molto materiale ancora da poter rendere fruibile al pubblico. Tra pochi istanti noi inizieremo veramente la scoperta di questo museo, però adesso è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto tra pochissimo. Continua la scoperta di quelli che sono i gioielli di Vicenza. Siamo all'interno del Museo Naturalistico e Archeologico di Vicenza, sempre con Antonio Dallago, che è il conservatore di questo museo. Iniziamo la scoperta, siamo in una sezione dedicata a un teatro. Sì, siamo nella sala dedicata al Teatro Romano di Berga, dove sono esposti i materiali venuti in luce ancora nell'Ottocento ad opera dell'architetto Giovanni Miglioranza tra gli anni 1834 e 54.
e in particolare sono esposti sia elementi decorativi, architettonici, sia elementi figurati e in particolare riferiti a un ciclo così propagandistico della famiglia Giulio-Claudia. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori cosa ospita, come è articolato questo museo da un punto di vista archeologico? Sì, dal punto di vista archeologico abbiamo una esposizione praticamente in ordine cronologico e all'interno di questa sequenza il materiale viene esposto per provenienze territoriali. Abbiamo materiali quindi che coprono un arco cronologico che va dai 18-20 mila anni avanti Cristo fino al VI-VII secolo dopo Cristo, quindi dal Paleolitico fino all'età longobarda. Qual è la zona della provincia più interessante da un punto di vista archeologico? Beh, direi l'area dei Colli Iberici, dove lungo le grotte della Riviera Iberica, Grotta Paina, Grotta Broglion, Grotta di Trene, provengono i materiali soprattutto più antichi, quelli riferiti al Paleolitico. Mentre poi, sempre nei Colli Iberici, dalle valli di Fimon abbiamo interessanti reperti archeologici che comprendono un arco cronologico dal Neolitico, dal V millennio avanti Cristo fino al VII secolo avanti Cristo con la parte finale dell'età del bronzo. Alcuni di questi materiali sono esposti e conservati qui in museo ancora dalla seconda metà dell'Ottocento e si tratta dei materiali scavati da Paolo Lioi, che è stato il pioniere dell'archeologia nel Vicentino. Parte naturalistica in questo museo gioca un ruolo, se così possiamo definirlo, da protagonista. Sì, almeno per quanto riguarda i Colli Iberici, in quanto nella sezione naturalistica abbiamo esclusivamente materiale che illustra gli ambienti dei Colli Iberici e l'esposizione segue un percorso così tematico, una sala dedicata alle formazioni boschive, altre sale sono dedicate agli ambienti agrari, agli ambienti di dolina, delle rocce, delle rupi, delle cavità carsiche e a chiusura della sezione naturalistica non poteva mancare il lago di Fimon, che è una parte molto importante. Ma qui noi ci troviamo nella sala dei boschi dove abbiamo cercato di illustrare i boschi di Colli Iberici nelle sue tre formazioni principali, cioè il castagneto, l'ostrieto e il querceto. E ognuna di queste formazioni è illustrata con dei campioni vegetali, campioni d'erbario, che illustrano le specie più caratteristiche di ogni singola formazione. E a questa vetrina che illustra la flora segue una o due vetrine con la fauna, quindi con gli uccelli, insetti, anfibi e mammiferi. Possiamo dire che un museo come questo in prima battuta è rivolto a un pubblico di studenti, di giovani, di giovani appunto che frequentano le scuole? Sì, sicuramente l'impostazione è soprattutto per questo tipo di utenza, ma direi che è anche un'ottima impostazione per chi volesse conoscere bene i Colli Iberici, quindi questo è un punto di partenza dove conoscere le caratteristiche dei Colli Iberici prima di andarli a percorrere sul posto. Questo è un bel consiglio che diamo ai nostri telespettatori, un bel giro nel centro storico di Vicenza, venire qui al museo naturalistico per vedere, per capire bene poi in seconda battuta quando magari si fa una bella escursione, dottore, sui bellissimi percorsi che offrono appunto i Colli Iberici, per capire veramente cosa si va a visitare.
Sì, fai una prima conoscenza con quelli che possono essere gli incontri che possiamo fare con i Berici nelle diverse stagioni, naturalmente, perché i Berici offrono caratteristiche, aspetti paesaggistici interessanti dalla primavera all'inverno, insomma, in tutte e quattro le stagioni. Naturalmente la più interessante per chi è curioso di conoscere la flora, la primavera, fine inverno, inizio primavera, ma anche l'inverno offre interessanti opportunità per conoscere gli aspetti più legati alla morfologia dei colli berici. Siamo alle battute finali di questa puntata di Viaggiando. Siamo in questa sala perché vogliamo presentare un po' ai nostri telespettatori quelli che sono un po' i gioielli, le chicche di questo museo. Sì, qui ci troviamo nella sala dedicata al Molino Casalotto, dove sono esposti i materiali provenienti tutti da un unico sito del Neolitico, in particolare sono collocabili nel IV secolo avanti Cristo. E gli elementi più caratteristici sono questi vasi con l'imboccatura quadrata che danno anche il nome alla tipologia, vasi a bocca quadrata. Abbiamo dei bicchieri, delle coppe, dei vasi e questi materiali di uso più quotidiano, materiali molto raffinati con bellissime decorazioni e con questa imboccatura con quattro beccucci. A questi si uniscono anche degli altri materiali molto interessanti e curiosi di dimensioni notevolmente diverse, di forma diversa, con imboccatura cilindrica, e che hanno più una funzione di magazzinaggio, di stoccaggio, quindi conservare gli elementi. Diamo un po' di informazioni di servizio ai nostri telespettatori. Abbiamo detto il target, se così si possiamo definirlo, ormai è diventata una parola così di interesse più comune, sono comunque le scolaresche, gli studenti, però questo è un museo molto interessante per le persone che vogliono scoprire la provincia di Vicenza, in particolar modo i Colli Berici. Diamo delle informazioni, come dicevo, di servizio, gli orari d'apertura, c'è un sito internet? Sì. Il museo è aperto al pubblico dalle 9 alle 17 con orario continuato, da martedì a domenica, quindi turno di chiusura il lunedì. Abbiamo un sito internet dove è possibile prendere conoscenza del materiale esposto in museo, secondo proprio anche la sequenza espositiva. Prendere anche informazioni sulle attività, sugli eventi organizzati dal museo. Quanti laboratori didattici? Sì, noi siamo in convenzione con due cooperative e due associazioni che svolgono attività didattica durante il periodo scolastico, ma svolgono anche attività dei servizi anche fuori dal periodo scolastico. Infatti stiamo proprio in questi giorni cercando di organizzare delle proposte per l'estate. L'anno scolastico, possiamo dire, è terminato. Diamo un invito particolare a tutte le persone che in questo periodo vogliono fare delle belle escursioni. Perché devono scegliere questo? Perché qui abbiamo materiali sia naturalistici che reperti archeologici e quindi abbiamo la possibilità di conoscere il territorio vicentino, in particolare i Berici, ma un po' tutto il territorio vicentino, dalla geologia, gli aspetti della fauna, la flora e anche sulle conoscenze di chi ci ha preceduto molte migliaia di anni fa.
Io naturalmente la ringrazio per l'ospitalità. Abbiamo cercato oggi di proporvi una Vicenza un po' particolare, le suggestioni del Teatro Olimpico con questa nuova proposta che viene fatta regolarmente tutti i giorni, a tutte le ore, delle suoni e luci, per un Teatro Olimpico veramente ancora più suggestivo, se così già è bello di suo, ma con questi spettacoli con tre target differenti. Abbiamo detto che lo spettacolo per i bambini, lo spettacolo classico, lo spettacolo un po' rock con la musica dei Pink Floyd, offre veramente un Teatro Olimpico inedito, e questa invece in questa seconda parte abbiamo voluto proporre a tutti i nostri telespettatori invece un classico di Vicenza e quindi il suo museo naturalistico e archeologico. Come di consueto vi diamo delle informazioni anche noi di servizio, il nostro sito su internet che è www.telechiara.it, lì ci sono tutti i collegamenti anche per andare su Facebook, per andare su YouTube, dove potete trovare naturalmente tutte le puntate. In più voglio ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica, che è viaggiando@telechiara.it, se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci delle informazioni oppure per darci dei suggerimenti per le prossime mete di Viaggiando Viaggiando, perché sapete, noi non ci fermiamo mai neanche d'estate. Con oggi è veramente tutto, grazie ancora a tutte le persone che sono intervenute, grazie a Vicenza che anche per questa puntata ha collaborato con noi per quanto riguarda l'ospitalità, ma anche per quanto riguarda la parte organizzativa. Naturalmente un ringraziamento va a tutti quanti voi che ci seguite sempre con molto affetto. L'appuntamento sempre a Vicenza è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate sempre.